Siamo ad Aosta. Ci troviamo all'Arena Croix Noire, dove oggi succede una cosa molto speciale. Hanno nomi più tradizionali come Tormenta, Bijou, Charmant, altri più stravaganti come Pazzesca, Zigzag o Cucù. Sono le manze d'arte, le principesse di sangue, che figlie di mamme o nonne, incoronate regine nelle battaglie passate, ora aspirano a partecipare alla Champions League dei combattimenti tra mucche. La mia mucca si chiama Lupita, le abbiamo presentate per l'Espace Mont Blanc. La nonna ha fatto 5 volte, ha partecipato alla finale regionale. Abbastanza attiva, no? Abbastanza in forma. Una commissione apposita le valuta, le pesa, le giudica in base al lignaggio e a quante vittorie è stata insignita la loro stirpe. Prerequisito di partecipazione è che abbiano vitellato dopo il 1 ottobre dello scorso anno e che siano gravide al quarto mese al momento del combattimento. La razza, quindi la genealogia, il valore genetico della stalla, se sono bovine che provengono da delle stalle che hanno già qualificato negli anni, teniamo in considerazione proprio anche perché tutto ha un peso specifico in questa valutazione. Ogni allevatore che ha già scelto all'interno della sua stalla la più adatta a combattere spera che la propria bovina venga scelta. Nessuno però ci condivide i trucchi per l'addestramento di una bovina vincente. Non ci sono segreti, perché negli alpeggi quando le tacca in mente combattono e se non le vuoi combattere non combattono. I più piccini però hanno già le idee chiare su come allenare le proprie mucche. Io ho questa qua. Ok, che si chiama? Come si chiama? Vampire. Fai una passeggiata che faccia un po' di fiato, perché la cosa fondamentale delle mucche per la battaglia è il fiato. Sta per combattere, brava? Se la prepariamo bene potrebbe fare un bel risultato. Ovviamente è un po' piccola, ma vediamo cosa farà.